Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Buona giornata. Oggi parliamo di cassa integrazione e in modo particolare di cassa integrazione Covid, ovvero di quello strumento di sostegno al salario che sappiamo essere stato individuato dal governo e dai decreti che si sono succeduti nel corso del 2020 come uno degli strumenti essenziali di sostegno al sistema produttivo. Allo stato attuale, la legge di bilancio del 2021, dello scorso mese di dicembre, ha introdotto la possibilità per le aziende di godere, di utilizzare ulteriori 12 settimane di cassa integrazione Covid da collocarsi nei primi tre mesi dell'anno 2021 o eventualmente nei primi sei mesi dell'anno 2021 con riferimento alla cassa cosiddetta in deroga. Attenzione, devono essere lavoratori coinvolti, lavoratori dipendenti da aziende che abbiano sospeso o dovuto ridurre la propria attività per effetto e come conseguenza dell'emergenza sanitaria. I problemi che si pongono più frequentemente sono essenzialmente due. Primo, il lavoratore collocato o i lavoratori collocati in cassa integrazione hanno diritto ad un meccanismo di rotazione della cassa, oppure la collocazione in cassa può essere unilateralmente decisa dal datore di lavoro? Attenzione, un meccanismo generale, un principio generale di obbligatorietà della rotazione è previsto solo a livello normativo nell'ambito della cassa integrazione guadagni straordinaria. Tecnicamente, in effetti, non è stato previsto in maniera normativa chiara nell'ambito della cassa integrazione né ordinaria né nella cassa integrazione cosiddetta Covid. Applicando tuttavia i principi generali in materia di cassa integrazione e applicando anche quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche della Corte di Cassazione, credo si possa concludere nel senso di poter affermare che il lavoratore non possa essere collocato in maniera continuativa in cassa integrazione laddove l'azienda non sia stata tutti i lavoratori dipendenti dell'azienda siano stati collocati in cassa integrazione. Cioè laddove ci troviamo di fronte non ad una sospensione dell'attività, ma una riduzione dell'attività, il datore di lavoro ha l'obbligo di applicare meccanismi di rotazione, ovviamente tra lavoratori che siano tra loro con mansioni in qualche modo intercambiabili, come si usa dire, fungibili. E questo per almeno tre ordini di ragione. Innanzitutto perché la cassa integrazione comunque comporta per il lavoratore un sacrificio di tipo economico, oltre che una esclusione dall'attività lavorativa, e quindi principi generali di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei rapporti di lavoro impongono che il sacrificio imposto venga suddiviso
tra tutti i lavoratori, in qualche modo, su posizioni analoghe. Ma c'è un'altra argomentazione che credo vada applicata. Il meccanismo di cassa integrazione Covid può essere sicuramente equiparato alla cassa integrazione straordinaria e quindi criteri di applicazione analogico del sistema della cassa integrazione straordinaria debbono essere applicati anche alla cassa integrazione modalità, diciamo, Covid. E questo anche pur tenendo conto che il modello di cassa integrazione Covid non prevede il meccanismo preventivo di consultazione e di definizione di accordi su base sindacale. Vado rapidamente, c'è poi un secondo problema che ritorna frequentemente ed è quello legato all'anticipo della cassa da parte dell'istituto previdenziale. Allora, il meccanismo Covid prevede che il datore di lavoro possa chiedere che la cassa integrazione venga pagata direttamente dall'INPS e non attraverso un meccanismo di anticipo da parte del datore di lavoro che poi vada a compensazione con le somme che comunque deve all'istituto previdenziale. E questo è possibile chiederlo anche se il datore di lavoro non allega la documentazione inerente ad una situazione di particolare difficoltà economica o finanziaria. Ma attenzione, se questa è una facoltà del datore di lavoro, è indispensabile che il datore di lavoro alleghi all'INPS tutti i dati inerenti alla quantificazione delle somme necessarie per la liquidazione dell'indennità di cassa. Se il datore di lavoro non fa questa operazione entro 30 giorni dall'inizio della sospensione, l'INPS respinge la domanda e quindi le somme dovute al lavoratore rimangono integralmente a carico e responsabilità del datore di lavoro. Per cui esiste un diritto del datore di lavoro di chiedere questa modalità particolarmente efficace e particolarmente utile di anticipo di pagamento diretto da parte dell'istituto, ma è onere del datore di lavoro esercitare e consegnare tempestivamente la documentazione. In mancanza rimane comunque somme che verranno integralmente a carico del datore. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento, in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce.